Massima precisione, visione ingrandita e tridimensionale, eliminazione dei tremori della mano umana, tempi di recupero del paziente dimezzati. È il robot Da Vinci, utilizzato a Cuneo, come in sulle altre 4 strutture pubbliche piemontesi, in interventi di chirurgia generale più complessi e in urologia. L'apparecchiatura, donata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo all'ospedale Santa Croce Carle, ha festeggiato il suo 3° compleanno, con all'attivo 500 interventi, di cui 200 di urologia. Il primo operatore, attraverso la console, gestisce il movimento di queste braccia robotiche, però rimane ovviamente dei chirurghi al tavolo operatorio pronti a intervenire e a assistere, diciamo, l'intervento eseguito a livello della console. Il robot viene utilizzato per gli interventi più complessi, anche perché il costo è il doppio di quello in laparoscopia, ma la degenza post-operatoria si dimezza, così come diminuiscono le complicazioni, riallineando i costi. Vantaggi non solo per il paziente, ma anche per il medico. Operare alla console comodamente si evitano tutte le problematiche di postura. Per il paziente elimina i tremori nostri, ingrandisce la visione che noi abbiamo della console, una visione di tipo tridimensionale. Siamo molto soddisfatti del robot perché è una macchina intelligente con cui è facile entrare in simbiosi. Siamo certi di aver soddisfatto i pazienti e abbiamo valutato questa soddisfazione con dei questionari. Minor sanguinamento, minore degenza e dei risultati funzionali relativamente alla continenza e all'erezione. Per il futuro l'ospedale di Cuneo vuole continuare a seguire l'evoluzione tecnologica. I costi sono maggiori e non sono in qualche maniera riconosciuti. Su questo credo che ci sia da fare ancora delle discussioni con la regione, ma sicuramente questa chirurgia è una chirurgia che avrà degli sviluppi.